Buongiorno, buongiorno a tutti, buon martedì 30 giugno, ben svegliati, ci svegliamo come ogni mattina insieme con il nostro consueto programma, quindi la lettura dei giornali, il traffico, il tempo, il nostro ospite in studio che quest'oggi sarà Everest Bertoli, capogruppo di Forza Italia in Consiglio Comunale, quindi come al solito se vorrete fargli le vostre domande, le vostre segnalazioni potrete farlo allo 040 30, 31 39 93, questo è il numero per la diretta con noi, aperto appunto la linea aperta per voi. Quindi io direi che possiamo subito andare a cominciare dalla lettura dei giornali, a cominciare dalle prime pagine, quotidiani locali. Allora, vediamo la prima pagina del Piccolo che apre con una notizia locale. Sotto sequestro la Fincantieri, gestione illecita dei rifiuti. I carabinieri sigillano aree e reparti a Monfalcone, 7 indagati. Oggi probabile stop all'interno dello stabilimento. Le RSU, le rappresentanze sindacali, impossibile lavorare. L'azienda tace. Quindi questo caso clamoroso. Poi ancora la lotta al terrorismo in Friuli Venezia Giulia, controlli con le telecamere in stazioni e porti. Vedremo perché è sicuramente un tema molto all'attenzione quest'oggi di tutti i quotidiani, quello della lotta al terrorismo. E poi qui vediamo l'arresto di un passeur a Opicina, presi 21 profughi già tornati in Slovenia, erano stipati in un furgone afghani e pakistani consegnati alle autorità d'oltre confine. Poi ancora la Grecia, anche la Grecia è un tema molto caldo ancora dopo appunto gli ultimi sviluppi. Borse KO Milano meno 5,2%, Grecia scontro sul referendum. L'Unione Europea votate sì. E qui c'è il commento, l'Europa alla prova delle sue Termopili. Poi ancora una notizia di carattere regionale, il bonus antipovertà è legge, sì del Consiglio regionale fino a 550 euro mensili alle famiglie in difficoltà. Il Consiglio regionale ha approvato in via definitiva il cosiddetto reddito di cittadinanza che andrà a sostegno delle famiglie più povere, stabiliti i limiti per chiedere il sussidio che potrà toccare i 550 euro mensili. Poi ancora sempre per i temi regionali il concorsone, oggi c'è appunto il concorsone in regione, sogno del posto fisso, oggi esame per 1700. E ancora il piano dell'autostrada di Autovie Venete, un piano per deviare il super traffico in previsione appunto del grande aumento di traffico per le vacanze estive. Andiamo a vedere ancora le notizie strettamente locali, proprio di Trieste, imposte locali, tassa sui rifiuti, sono in arrivo 110.000 bollettini. La Tari, tassa sui rifiuti, è pronta a fare la sua comparsa nella cassetta delle lettere, quindi la aspettiamo a breve. Poi l'annuncio, Porto Vecchio al comune entro 15 giorni, sarà firmata entro 15 giorni la cessione del Porto Vecchio. E poi ancora il caso di un caso di cronaca, sesso in strada davanti a tutti i denunciati, facevano sesso in strada completamente ubriachi. Questa è la prima pagina del Piccolo, andiamo a vedere quella del Messaggero Veneto che apre proprio con il reddito cosiddetto di cittadinanza, reddito ai poveri, Friuli Venezia Giulia primo in Italia. La regione approva la legge, un sostegno di 550 euro al mese per un anno alle famiglie in difficoltà. Serracchiani, combattiamo il disagio. Grillo e Di Maio, grande misura. E ancora il caso delle COPCA, delle cooperative della carne, restituzione rate, ossigeno per i soci COPCA, ok a 13 milioni di rimborsi. Poi anche qui sul Messaggero troviamo, sempre in prima pagina, cantieri e costi A4, l'autostrada, tre corsie nel 2022. Ecco il piano di Autovie e poi ancora andiamo a vedere sempre sulla prima pagina la fotonotizia in centro pagina, crisi del latte, stalle friulane, addio, prezzi a picco, decine di allevatori hanno dovuto chiudere bottega, quindi appello alla regione, servono incentivi. E questa è la prima pagina del
del Messaggero Veneto, andiamo a vedere il Corriere della Sera, eccolo qui. Allora, la prima pagina apre naturalmente con la Grecia, l'incognita Grecia scuote l'Europa. Le borse bruciano 287 miliardi, Milano perde il 5,17% la borsa. Merkel, se salta la moneta unica, salta l'Unione. Tsipras, vogliono cacciare il governo, non resto premier a tutti i costi. Il tesoro Italia è esposta per 35,9 miliardi, c'è anche questo aspetto naturalmente in tutto ciò. Poi ancora sempre sul Corriere della Sera, vedremo poi anche nelle pagine interne il reportage sempre della Grecia, la vita in contanti in un'economia quasi di guerra. Atene è cambiata in poche ore più che in 5 anni di recessione, i residenti di una capitale piena di caffè, musei, metro moderne e pulite per la prima volta da decenni si sono rituffati nell'accaparramento e questo è un aspetto anche appunto della crisi greca. Poi in centro pagina abbiamo l'intervista al presidente ucraino, pronti al negoziato, non allentate le sanzioni alla Russia. Poroshenko, Putin non rispetta i patti, chiediamo armi pesanti agli Stati Uniti. Poi ancora sempre sulla prima pagina qualche dubbio sull'Olimpiade, i giochi di Roma del 2024, un articolo di Ernesto Galli della Loggia e poi ancora sotto chi vuole mettere agli arresti una app. Francia, due dirigenti di Uber Pop in stato di fermo, bloccheranno così i taxi fai da te, si domanda appunto il titolo di questo articolo che trovate appunto sul Corriere della Sera. Allora torniamo alla lettura del piccolo e vediamo di approfondire la questione del terrorismo, della lotta al terrorismo, in campo un esercito di occhi elettronici, questo è il titolo. In Friuli Venezia Giulia, vertice in prefettura, andranno collegate con le forze dell'ordine le 60 telecamere della stazione ferroviaria e quelle del porto. La coperta è corta, i militari dell'esercito per ora non saranno impiegati nella sorveglianza del parco serbatoi della SIOT a San Dorligo, ma in compenso verrà schierato un esercito di telecamere per monitorare i punti caldi dell'intero territorio provinciale. Ieri si è svolta questa riunione, appunto ieri mattina, presieduta dal prefetto Francesca Adelaide Garufi nel Palazzo del Governo, riunione che abbiamo seguito anche noi con un nostro servizio. Allora possiamo riproporvi il servizio di Enrico Scaramucci proprio su questo vertice in prefettura sulla sicurezza e sul terrorismo. Vediamo. Dopo i tragici attentati in Francia, i potenziali obiettivi di attacchi terroristici nella provincia di Trieste sono all'ordine del giorno di riunioni settimanali che si svolgono presso la prefettura e che coinvolgono i comandi provinciali delle forze dell'ordine operanti sul territorio. Nell'incontro di stamane è stato esaminato l'elenco degli obiettivi a rischio con lo scopo di valutare la sua implementazione con ulteriori siti che potrebbero essere oggetto di attentati, con particolare riferimento alla SIOT ed altre realtà industriali come la Alder, per le quali peraltro non sono state segnalate evidenze particolari. È stato comunque deciso di rivedere per tutte le industrie dell'area triestina la pianificazione dell'emergenza esterna così da non lasciare zone d'ombra. Gli eventuali presidi da parte dell'esercito su determinati obiettivi verranno decisi a livello nazionale secondo una classifica che tiene conto da un lato del fattore rischio e dall'altro la disponibilità di risorse umane da dedicarvi. Per quanto riguarda il controllo dei flussi di persone e cose, da un lato sono stati intensificati i controlli alla frontiera per renderla più impermeabile, dall'altro è stata auspicata una collaborazione tra le ferrovie e l'autorità portuale attraverso l'unificazione dei sistemi di sorveglianza presenti nella stazione centrale, con oltre 60 telecamere attive, e quelli del porto. Per quanto riguarda infine la presenza di potenziali terroristi all'interno del gran numero di migranti che giungono nella nostra provincia, è stato rilevato che tutte le persone sono identificate e inserite nel sistema elettronico internazionale, che di ciascuna si conosce la residenza e l'occupazione, per cui non vi è alcuna preoccupazione sotto il profilo dell'antiterrorismo.
Questo dunque è il resoconto del vertice di ieri, vertice che è stato ripreso anche ad esempio dai siti dei quotidiani online. Andiamo a vedere ad esempio la pagina di Trieste Prima, terrorismo, 100 sorvegliati in Friuli Venezia Giulia, ha chiesto aiuto all'esercito per l'assioto, però poi abbiamo sentito che questo non avverrà. Poi invece sul Gazzettino si dà conto di questa notizia, arrestati due passeur pakistani. Trasportavano 21 clandestini, una notizia che abbiamo trovato anche sul Piccolo. Allora andiamo a leggerla. Dunque, arrestati appunto due passer pakistani, fermati 21 immigrati irregolari, tutti riammessi in Slovenia. Questo è il bilancio dell'ultimo intervento della Polizia di Frontiera in sinergia con la Guardia di Finanza. I due cittadini pakistani di 45 e 52 anni, entrambi residenti d'Italia, sono finiti con le manette ai polsi per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Sono stati bloccati a Villa Opicina, ora si trovano al carcere del Coroneo. Il furgone con targa italiana, a bordo del quale sono stati fermati, è stato sottoposto a sequestro. Poco prima, dallo stesso avevano fatto scendere 21 cittadini afghani e pakistani tra i 20 e i 35 anni, tranne due minorenni, immediatamente rintracciati dalle pattuglie. Allora, torniamo invece, cambiamo nuovamente argomento e andiamo a vedere la questione dell'assegno antipovertà. Ieri è stata una giornata importante, c'è stato il via libera. Allora andiamo a vedere di che cosa si tratta. Quindi l'assegno, qui siamo sul Piccolo, l'assegno antipovertà lievita e diventa legge. Maggioranza e Movimento 5 Stelle approvano il sostegno al reddito, aiuti fino a 550 euro mensili, come abbiamo visto, 10.000 beneficiari stimati. Serracchiani felice, una misura attiva di inclusione. Allora, andiamo a vedere un pochino quali sono i contenuti di questa legge di sostegno al reddito. Il reddito, la soglia ISEE per accedere al contributo è di 6.000 euro, la residenza, il tempo minimo di residenza in regione di 24 mesi, quindi 2 anni. Il beneficiario deve accettare il patto di inserimento come obbligo, il contributo mensile appunto 550 euro per le famiglie con almeno due figli minori a carico, fino a 500 per tutti gli altri. La durata del contributo viene erogato per 12 mesi, rinnovabili di altri 12. Il tempo di verifica per ottenere il rinnovo è di 2 mesi. Gli enti erogatori sono, il contributo verrà erogato dai servizi sociali dei comuni e dai centri per l'impiego. Nel periodo 2015-2016 sono previsti 29,5 milioni di euro, di cui 10 dal bilancio regionale, 11,5 dal Fondo Solidarietà e 8 da pezzi di altre misure sociali. L'approvazione sarà entro 60 giorni. Questa è la notizia che viene ripresa anche dal Messaggero Veneto, in primo piano, a dire il vero. Quindi ok al sostegno al reddito in Friuli Venezia Giulia, 550 euro al mese. Il provvedimento passa con 27 voti del centro-sinistra e del Movimento 5 Stelle. Siamo la prima regione in Italia che adotta una misura del genere. Quindi questa è una misura appunto che trovate anche sul Messaggero Veneto nei dettagli, però c'è anche l'opposizione, qui è un trafiletto, Matondo non ci sta, sono solo pochi spiccioli per fare assistenza, quindi ci sono anche naturalmente voci critiche su questo provvedimento. Qui vediamo appunto è necessaria la residenza di almeno 2 anni, la norma resterà in vigore per i prossimi 3 anni, durante i quali sarà monitorata per verificarne l'efficacia. Questa quindi la questione del reddito di cittadinanza, così come approvato dal Consiglio regionale. Allora, andiamo a vedere ora un'altra notizia importante che riguarda invece Trieste e il mondo del lavoro. A Montedoro parte l'era Flex
Electronics, parliamo di Alcatel. Passaggio di consegne nello stabilimento davanti ai dipendenti. Oggi il tavolo Alcatel convocato da Serracchiani. Questa mattina alle 9 si riunirà appunto il tavolo Alcatel nel Palazzo della Regione. La Presidente l'ha convocato alla presenza dei rappresentanti di Alcatel Lucent e di Flextronics, di quelli sindacali e delle istituzioni. Sarà fatto il punto sull'accordo sindacale e sul nuovo ruolo per lo stabilimento triestino. Entro metà luglio al Mise i rappresentanti dei lavoratori potranno confrontarsi anche con i responsabili del gruppo Nokia, che sta per incorporare Alcatel in una nuova società. E sempre per il mondo del lavoro, qui vediamo l'incontro di ieri dell'amministratore delegato Landini, che è stato ricevuto dal sindaco in municipio per quanto riguarda la ferriera. E quindi la ferriera rassicura il sindaco, ridotti gli sforamenti in coccheria. Riunione sull'AIA, la conferenza dei servizi lavorerà sia oggi che venerdì, delibera di giunta, rifinanzia il monitoraggio delle polveri sottili. Abbiamo trattato l'argomento anche con un nostro servizio, allora possiamo riproporvelo dal telegiornale dell'edizione di ieri sera. Vediamo. Beh, il primo incontro con il nuovo amministratore delegato, innanzitutto ci ha comunicato che l'azienda ha dato esecuzione all'ordinanza della regione di riduzione degli sfornamenti, il che contribuirà probabilmente anche ad una riduzione dei picchi delle emissioni. Per il resto procedono i lavori per l'impianto di aspirazione nei tempi previsti, che abbiamo ragione di ritenere potrà essere risolutivo per un futuro dell'area a caldo non impattante. Abbiamo inoltre concordato che l'azienda comunichi con tempestività agli organi preposti le situazioni di criticità che si dovessero evidenziare, dando anche una informazione tempestiva sulle modalità per risolverle e affrontarle, il che consentirà anche a nostra volta nei confronti dei cittadini una informazione più puntuale e più completa. Evidentemente l'obiettivo, lo ribadisco, che abbiamo è quello di tutelare contemporaneamente i posti di lavoro e tutelare anche l'ambiente circostante, quindi la salute dei cittadini. Questa quindi è la dichiarazione del sindaco sull'incontro appunto relativo alla ferriera di Servola, le parole appunto del sindaco Cosolini. Allora noi torniamo alla lettura dei giornali in attesa poi di collegarci con le pagine del traffico e del tempo come di consueto. E allora vediamo sul piccolo che oggi si apre il famoso concorsone che parte con un quiz per 1717. Si apre oggi alle 10 al Pallarubini con la prima preselezione, la fra virgolette corsa impossibile al posto fisso in regione. Quindi questo l'esercito, diciamo, degli aspiranti appunto lavoratori in regione di questi tempi. Insomma, fa notizia anche il grande numero di persone che vi partecipano. Poi ancora il traffico in crescita, piano anticode in A4 per l'autostrada, due percorsi alternativi in autostrada per fronteggiare il previsto aumento del 5% dei flussi turistici verso Istria e Dalmazia. Lo sappiamo, il problema delle code è sempre molto presente nelle nostre estati, quindi ieri è stato presentato questo piano e nel contempo è stato presentato anche il progetto per la terza corsia autovie entro il 2022, opere per 921 milioni, quindi questo. Poi no comment sul passaggio della SPA sotto il diretto controllo della regione. E ancora un caso di cui ci siamo occupati anche noi ieri, l'aeroporto in crisi, colpa di Serracchiani, il centrodestra all'attacco, Dressi presidente arrogante, la risposta dell'assessore Peroni, lasciano Conti in profondo rosso. Questa querella appunto tra maggioranza e opposizione, tra il centrodestra unito e la presidente Serracchiani sulla questione, la polemica sull'aeroporto di Ronchi. L'ex governatore Tondo insieme al presidente, l'ex presidente appunto dell'aeroporto, della società aeroportuale, Sergio Dressi, la parlamentare Savino e l'ex assessore Riccardo Riccardi ieri hanno tenuto una conferenza stampa proprio per sparare, diciamo, anche contro gli interventi
interventi di Serracchiani su questo argomento. Poi abbiamo la notizia con cui abbiamo visto l'apertura del piccolo stabilimento Fincantieri sotto sequestro, blitz dei carabinieri a Monfalcone, sigilli in quattro aree, 7 indagati per gestione illecita di rifiuti. Oggi probabile stop, quindi andremo a vedere poi cosa succederà nella giornata odierna alla Fincantieri, azienda sicuramente importantissima della nostra regione che ha la sua testa, diciamo così, qui a Trieste. Ma ora siamo pronti per collegarci con la nostra Annalisa Plett per la pagina del tempo. Allora, buongiorno a te Annalisa. Buongiorno Laura e buongiorno a tutti i nostri telespettatori. Per oggi sono previste condizioni iniziali di cielo irregolarmente nuvoloso con temporanei addensamenti, con tendenza però a diminuzione della nuvolosità nelle ore centrali della giornata. Le temperature saranno anche oggi in aumento con minime di 22 gradi e massime di 31. Venti deboli di direzione variabile a regime di brezza, mare quasi calmo o poco mosso, visibilità discreta. Ti restituisco la linea, buon proseguimento. Grazie, grazie ad Annalisa per le previsioni del tempo e siamo subito pronti per quelle del traffico, poi invece vedremo appunto il nostro servizio su quelle, sulle previsioni più a lungo raggio, diciamo per il mese di luglio, che parlano di grande caldo. Allora adesso ci colleghiamo con la sala operativa della polizia locale per parlare della situazione del traffico. Pronto, buongiorno. Sì, buongiorno a lei, tutti i telespettatori. E il tenente De Grassi? Sì, buongiorno a tutti, ma diciamo noi più di tanto previsioni esatte sul traffico non ne possiamo fare, ma comunque per il momento è plausibile che sarà una giornata tranquilla, almeno per quanto riguarda i flussi veicolari, poi ad esempio la sinistrosità non dipende spesso da questo fattore. È vero. Per il resto, diciamo, l'hanno notato che appena trascorsa non ha manifestato niente di particolare, tutto tranquillo, interventi di routine da parte delle nostre pattuglie. Per quanto concerne questa mattinata, segnalo solamente dalle 8.30 fino alle 11 un presidio sindacale in via Pascoli 9, non dovrebbe interessare la sede stradale, ma non si può escludere. Dalle 9 per circa 2 ore ci sono dei lavori a una postazione semaforica di Piazza Garibaldi, c'era lo spegnimento, perciò avremo il nostro personale sul posto per viabilità, questo potrebbe causare dei rallentamenti. Mentre dalle 10 alle 16 oggi si svolgerà a Trieste un concorso pubblico, ci sono previsti molti candidati e potrebbero esserci ovviamente anche dei rallentamenti. Per il resto il traffico, ripeto, al momento è modesto, e vi rimando il collegamento successivo. Benissimo, allora ci risentiamo fra circa un'ora, intanto buon proseguimento e buon lavoro. Buon proseguimento e buon lavoro. Grazie, grazie a lei. E noi come dicevamo appunto torniamo un attimo sul tempo, sulla questione tempo, perché si preannuncia un luglio particolarmente caldo, afoso. Ieri abbiamo realizzato un servizio, allora rivediamo il servizio di Umberto Bosazzi. L'ondata di caldo prevista sul territorio nazionale arriverà anche a Trieste, ma bisognerà aspettare la seconda parte della settimana. Domani infatti il tempo sulla nostra città si presenterà grosso modo con le caratteristiche odierne, vale a dire con il cielo a momenti oscurato. Mercoledì un primo deciso miglioramento che anticiperà la tendenza per i giorni successivi. Insomma, il mese di luglio si annuncia, perlomeno per quel che riguarda l'inizio, nella norma, con bel tempo e la colonnina di mercurio che potrà superare i 30 gradi. Il mese di giugno invece va a chiudersi con temperature in media di un grado superiori alla norma, laddove la piovosità a livello regionale si è mantenuta sostanzialmente negli schemi consueti. Nel pordenonese è piovuto però il doppio della media. Per quel che concerne la temperatura, un grado in più rispetto alla norma dice sostanzialmente poco o nulla. Il fatto decisamente rilevante è invece il ripetersi di temperature sempre più alte della media e mai più basse. Queste dunque le previsioni, quello che ci aspetta per quanto riguarda il tempo e il grande caldo, ma d'altronde insomma è estate. Allora torniamo per questi ultimi minuti della prima mezz'ora alla lettura dei giornali e qui vediamo nelle pagine proprio della cronaca di Trieste in arrivo 110.000 bollettini per la nuova tassa sui rifiuti. Esatto, invierà a domicilio i modelli F24 per il pagamento entro il 15 luglio. A fine mese
la scadenza della prima rata, tutte le istruzioni per l'uso, quindi vedremo, insomma, nei prossimi giorni arriveranno questi bollettini. E poi il mini sconto alle famiglie, voto nella notte, quindi magari chiederemo anche al nostro ospite, che è il capogruppo di Forza Italia in Consiglio Comunale, Ever Espertoli, come andate, insomma, come sono andate le votazioni nel Consiglio Comunale di ieri sera, perché qui vediamo anche sempre sul piccolo che è mancato l'ok tecnico, quindi salta il voto su Riccesi, scoperta all'ultimo l'assenza del parere degli uffici, caos in aula, Cosolini ritira la delibera, cresce il rischio di vertenza legale, quindi anche qui c'è stato l'ennesimo rinvio dal punto di vista della delibera della delibera di giunta per il risarcimento milionario appunto all'imprenditore Riccesi, e si trasforma appunto in un colossale caso kafkiano, dice qui Giampaolo Sarti nell'articolo sul piccolo. Ancora ve ne abbiamo dato conto anche noi, nozze minimal per la segretaria del PD, cerimonia lampo in comune ieri per Grimm in abito lungo verde, brindisi con sindaco Giunta e Serracchiani, quindi anche i nostri auguri, insomma, per queste nuove nozze, per questo matrimonio. Di Alcatel abbiamo già parlato in precedenza, allora andiamo a vedere i temi internazionali e torniamo sul Corriere della Sera per parlare ancora un po' della Grecia, perché qui vediamo l'intervento molto forte della Merkel. Merkel: senza l'euro nessun futuro in Europa. Renzi: scegliamo tra moneta unica e la dracma. Verso il referendum, la Grecia: non rimborseremo il prestito del fondo monetario, declassate le obbligazioni di Atene. Il ministro del tesoro Padoan: Italia esposta per 35,9 miliardi. Juncker: mi sento tradito, ai greci dico domenica votate sì per salvare l'Unione. Quindi interventi molto molto forti, e qui ci sono anche le ipotesi, trovate appunto sul Corriere della Sera, se vince il sì oppure se vince il no, quindi se vince il no verso l'uscita dall'euro, se vince il sì ipotesi di governo tecnico. Sempre per quanto riguarda la Grecia, abbiamo visto appunto questo reportage che era portato anche in prima pagina, la paura del crack, code in farmacia, razionamenti, prove di un'economia di guerra. Per quanto riguarda i triestini, ci sono come sempre molti triestini che vanno in vacanza in Grecia. Allora noi ieri ci siamo occupati proprio di questo aspetto, forse anche marginale, però con delle istruzioni per l'uso per il turismo in Grecia, se ne è occupato in particolare Umberto Bosazzi. Rivediamo il servizio. Gli italiani in partenza verso Atene o le isole dell'Egeo debbono comportarsi come si faceva una volta, portarsi dietro i contanti, tutti quelli necessari a coprire l'intero soggiorno. Il limite massimo è di 10.000 euro a persona, oltre quella soglia, almeno in teoria, bisogna dichiararli all'ingresso nel paese. Seconda cosa, i documenti, naturalmente la carta d'identità, comunque necessaria per chi parte in aereo o traghetto, anche se si resta all'interno dell'area Schengen. In caso di soggiorni lunghi, e per essere davvero previdenti, meglio mettere in valigia anche il passaporto. Nella remota ipotesi non solo di default, non solo di uscita dall'euro, ma addirittura di uscita dall'Unione Europea, quel documento metterebbe al riparo da ogni rischio. Terza cosa, fare attenzione. Sul sito Viaggiare Sicuri del Ministero degli Esteri, quello con i consigli per chi è in partenza, non si parla di denaro e documenti, ma l'ultimo avviso sulla Grecia, pubblicato lo scorso 23 giugno e tuttora valido, suona discretamente sinistro. Si consiglia di verificare che i servizi vengano erogati regolarmente, porti, aeroporti, ferrovie, ospedali, e che le strade siano percorribili. Si raccomanda di usare la massima prudenza, tenendosi ben lontani dai luoghi di eventuali assembramenti nelle maggiori città del paese. Si sottolinea che a causa della crisi c'è un forte incremento di furti compiuti da borseggiatori ai danni dei turisti. Il turismo è un pezzo fondamentale dell'economia greca. L'anno scorso nel paese sono arrivati 22 milioni di turisti, che hanno portato 13 miliardi di euro.
E dello stesso argomento si occupa anche il Messaggero Veneto, come vediamo con questo titolo, tanti turisti e imprenditori friulani nell'Atene del crack. Le agenzie di viaggi registrano un forte gradimento, ma consigliano, appunto, come consigliava il nostro Umberto Bosazzi, di portare contanti. La testimonianza di una ricercatrice pordenonese: nella capitale c'è molta preoccupazione, però qui si dice anche nessun problema per ora con i bancomat per gli stranieri. Le misure che limitano la circolazione del capitale imposte dal governo greco non riguardano coloro che effettueranno transazioni o prelievi bancomat utilizzando carte di debito o carte di credito emesse all'estero, quindi anche questa è una misura per in qualche modo tutelare il turismo in un paese che di turismo vive molto. E allora, siamo arrivati alla prima mezz'ora della nostra trasmissione, il momento di fermarci per una breve pausa pubblicitaria. Ci rivediamo subito dopo con il nostro ospite Everest Bertoli, capogruppo di Forza Italia in Consiglio Comunale. Fra poco. Bentornati in diretta e benvenuto a Everest Bertoli, capogruppo in Consiglio Comunale di Forza Italia. Buongiorno. Grazie, buongiorno, buongiorno a tutti i telespettatori. Buongiorno, lei reduce dal Consiglio Comunale, si è concluso a tarda sera ieri? No, in realtà non abbiamo fatto tardi, si è concluso anche abbastanza presto, ma complice anche il fatto che di quello che avevamo programmato poi non tutte le delibere sono state discusse e messe in votazione. Quella che doveva essere la delibera clou di ieri sera, una delibera che si sta trascinando da febbraio di quest'anno, tra l'altro, la cosiddetta delibera Ricesi all'ultimo momento ha visto il sindaco per l'ennesima volta chiedere un rinvio senza, per quello che ci riguarda, senza dare nemmeno tante giustificazioni plausibili. Ecco, che cosa è successo in particolare? Ma quello che succede in particolare è che c'è un totale scollamento in realtà tra quello che ci ha detto il sindaco e quello che abbiamo verificato nelle carte. In fin dei conti si era chiesto agli uffici, questo lo ripeto, lo chiedevamo da mesi, da quando la delibera appunto è uscita dalla giunta, febbraio 2015, di metterci per iscritto la congruità della transazione economica, ovvero se quella cifra è congrua e se debba essere pagata oppure no. Ebbene, nel parere tecnico dato a questo emendamento, tra l'altro un parere tecnico contrario, gli uffici hanno scritto, i dirigenti comunali che hanno seguito la vicenda e che hanno portato poi questa proposta in giunta insieme all'assessore da Preto, hanno scritto che non si rinviene nella documentazione, proprio le parole esatte, nella documentazione di questa transazione, non si rinviene nessun parere di congruità dell'offerta. Quindi gli uffici non sono in grado di dire se i 3 milioni e mezzo che poi dovranno essere ridotti e che devono essere dati a Ricesi siano congrui quindi oppure no. A questo punto non può essere assolutamente votata la delibera. Quello che è grave, ed è gravissimo, ripeto, che stante questi presupposti, ovvero che nella documentazione tecnica non si rinviene assolutamente appunto una verifica di congruità economica come hanno certificato gli uffici, quella delibera non doveva nemmeno passare in giunta. Io non so come ha fatto la giunta ad esprimersi, ad approvare questa delibera. Evidentemente gli è bastato semplicemente leggere l'oggetto della delibera, ma questa è veramente poi una storia che approfondiremo nelle prossime settimane. A questo punto non so cosa si apre, nel senso che noi abbiamo chiesto di discutere lo stesso della delibera ieri sera, il sindaco ha preferito col voto della maggioranza insomma a rinviarla ad una seduta non sappiamo quando, ha detto per ulteriori approfondimenti. Sono 5 mesi che stanno facendo degli approfondimenti e dopo 5 mesi non si erano proprio accorti che mancava il documento principale. Ecco, poi parleremo anche dell'altra questione del Consiglio Comunale di ieri sera, del mini sconto alle famiglie, voto nella notte, poi rincari in arrivo per negozi locali pubblici, andremo a vedere com'è andata, però diamo subito spazio alla prima telefonata. Pronto, buongiorno. Sono dopo tanto tempo, sono Giovanna. Buongiorno Giovanna. Ma avevo problemi di salute, di famiglia e varie. Ci dispiace. Che spezzo subito una lancia a favore della chirurgia, 15° piano, dove hanno salvato mia figlia, che pur limitato il personale, grazie alla signora Seracchiani, si sono fatti in quattro.
l'hanno trattata come una principessa, dall'ultimo al più grande rappresentante, o come si può, di medici e non del personale, tutti carissimi, che ringrazierò sempre finché sono viva. Questo è uno. Trasmettiamo volentieri questo suo messaggio. Sì, perché messaggio. Sono stati veramente... Una volta che appunto abbiamo una sanità che funziona, che ci fa esatto. Bene. Nonostante i doppi turni, nonostante il lavoro molto pesante, perché non è una cosa leggera essere adibiti purtroppo a chi ne ha bisogno, operati, eccetera. Questo è uno che ringrazio. Beh. Poi ne avrei da dire, mamma mia, come è umiliante la legge di aiutare le famiglie povere. Ma non ci vergogniamo. Ma dove siamo arrivati? Dai Zulu? Ma che razza di legge per aiutare i nostri poveri? Ma buttate fuori gli extracomunitari, vedrete quanti soldi abbiamo a Trieste. Capito, insomma, non le piace questo provvedimento approvato ieri dal Consiglio regionale? Ma per l'amor del cielo, capito. Lei sorride sempre, le va bene, sì, perché non ha problemi di povertà, perché a casa sua non si prende un 10 extracomunitari, aiuta un poco almeno, no? Capito. Beh, questa è un'altra cosa. Poi ho visto la via Mazzini, sì. Ma veramente, ma siamo fuori di testa qua a Trieste, ma dove andiamo a cercare queste idee geniali? Mi sembra che non so come si chiama quella che ha fatto del traffico, che ha detto abbiamo studiato a fondo. Guai se non studiava a fondo, cosa facevano sopraelevata sulle case? Capito, non le piace insomma questo provvedimento, come a tanti nostri telespettatori, a dire la verità. Insomma, ci sono state diverse segnalazioni di disagi di servizi. Comunque questa sperimentazione sta per finire, no? Quindi vedremo. Beh, che cosa succederà finisce dopo, il 5 luglio. Noi abbiamo già raccolto le firme e chiesto la convocazione immediata per il 6 luglio di una commissione dove vengano innanzitutto ci vengano dimostrati appunto e portati i risultati di questa sperimentazione, perché ormai sono quasi un anno che si sta sperimentando sulla città, ma non sappiamo ancora quali risultati. E in secondo luogo, come abbiamo già detto e come abbiamo già denunciato, questa è un'operazione non a costo zero, non compete al Comune di Trieste pagare lo spostamento delle linee dell'autobus, quindi il Comune di Trieste venga a dirci come intende rimediare a questa situazione. In terzo luogo, io mi auguro veramente che capiscano una cosa molto semplice, perché ci hanno detto sempre che le pedaggiazioni sono belle e nulla da dire, che limitare il traffico delle auto private anche soprattutto nel centro cittadino potrebbe essere un obiettivo insomma perseguibile. È del tutto evidente che non si limita il traffico delle auto private eliminando le linee dell'autobus. Sappiamo benissimo che in via Mazzini le auto private non ci passavano, era destinata e aperta solamente al servizio pubblico, quindi di autobus e di taxi. Quindi francamente, poi anche delle proteste, esatto, francamente non si capisce come si possa migliorare la vita delle persone eliminando o spostando le corse dell'autobus, allungandole o praticamente costringendo soprattutto le persone, la maggior parte sappiamo che sono anziani in questa città, che si avvalgono del servizio pubblico, a delle vere e proprie odissee per riuscire a prendere gli autobus. E sulla legge antipovertà che abbiamo visto oggi appunto approvata dal Consiglio regionale, ok, sostegno al reddito, il provvedimento passa con 27 voti del centro-sinistra e anche il Movimento 5 Stelle, siamo la prima regione in Italia che adotta questa misura. Che cosa possiamo dire su questo argomento? La signora non piaceva? Vediamo i contenuti, quello che dico sono due le questioni. In realtà già esiste nel Comune di Trieste un regolamento, non è una reddito di cittadinanza, un regolamento che prevede un assegno di 480 euro mensili per chi appunto non ce la fa, per chi non...
ha perso il lavoro, per chi non ha un reddito sufficiente. Certo. Già sappiamo che il Comune di Trieste non è assolutamente in grado, pur avendo questo regolamento e pur avendo questa cifra, non è assolutamente in grado di erogare gli assegni di 480 euro, mediamente la media mensile viaggia attorno ai 200 euro. Quindi se la Regione aveva delle risorse, forse prima ancora di fare un provvedimento che è un provvedimento di pura propaganda politica, forse doveva dare, non solo al Comune di Trieste, ma a tutti i comuni di questa Regione, le risorse necessarie per affrontare le problematiche. È un provvedimento ideologico. Ma già ci sono, ripeto, i comuni devono far fronte appunto ai bisogni di chi ha perso il lavoro, di chi non ha un reddito sufficiente. Per questo motivo, appunto, ripeto, c'è questa soglia di 480 euro che è quella della pensione minima. Se e non riesce a rispettare per mancanza di fondi, perché la Regione ne gira sempre meno. E a questo punto è evidente che se c'erano queste risorse, forse prima si doveva pensare a trasferire le risorse per i servizi già in essere, prima di inventare ancora una misura che la Serracchiani dice siamo la prima Regione che lo sta sperimentando, forse si dimentica che questa Regione, con un'altra giunta e con un altro assessore della centrosinistra, Riccardo Illy, lo aveva sperimentato il reddito di cittadinanza e con dei pessimi risultati. Quindi magari un po' di memoria in più, e forse se va a studiare le carte capirebbe che non è un reddito a sostegno della povertà assolutamente, ma invece creerà grosse problematiche soprattutto per chi dovrà accedere. Allora, vediamo, abbiamo subito un'altra telefonata, allora diamo subito spazio al nostro telespettatore. Pronto, buongiorno. Pronto? Buongiorno. Buongiorno a lei, come si Buongiorno. Chiama? Buongiorno, senta, io volevo domandarle questo, far presente questo. Sì. La 10 che viene su per Corso Italia, la si è costretta a fare il giro del Golfo o fare il giro di Piazza Goldoni. La si ferma al semaforo, ovviamente la fermata, la pensilinea è vuota, c'è scritto fermata soppressa, si ferma il semaforo, aspetta il semaforo, con che fa verde la va a fermarsi la della farmacia sul cantone di Silvio Pellico, sì, intrigando a tutti quei che vanno a girare per la galleria. Per la galleria, sì. La 1 fa la stessa roba, gira in Piazza Goldoni, la si ferma davanti quella fermata, svola, aspetta il semaforo e la si ferma 50 metri più in là. Allora, questi pozzi di scienza del personaggi che fa queste fantasie, non potessi far fermare la 1 e la 10 in quella pensilinea svola che è soppressa e dopo con fa verde ogni dun fa la sua strada? Un'altra cosa volevo domandarvi, chi lo sa, forse la tassa delle scovate la viene ridotta perché è aumentato sporco o perché il comune di Trieste che ha fatto la pila? Perché se vedi che forse no, essendo se prima la città era netta e si pagava 100, adesso che la città si è sporca si dovesse pagare 80, credo, perché forse nega il coraggio di mettere in conto 100-110 un valore simbolico come numeri per via di questo problema, no? Chiaro, ecco. Ringrazio e buona giornata. Grazie, buona giornata a lei, signore. Appunto, prima dà un consiglio, un suggerimento per gli spostamenti, appunto, di cui stavamo parlando poco fa, degli autobus, delle linee degli autobus. Ma quello di oramai di via Mazzini, il spostamento degli autobus sta diventando quasi una barzelletta, perché io continuo a dire, ripeto, ma l'avevamo detto già 2 anni fa, se c'era una questione sulla quale Trieste non aveva problemi assolutamente era il traffico. Funzionava molto bene, quindi adesso piuttosto che inventarsi, come ho detto, insomma, a giocare a battaglia navale spostando gli autobus di qualche metro di qua o di là le linee, se via Mazzini fosse rimasta come lo era, aperta solo al traffico pubblico, il problema non si sarebbe posto e anzi la vita sia dei residenti sia dei commercianti sarebbe stata migliore, perché se qualcuno pensa di rilanciare l'economia cittadina, e qui magari ci agganciamo anche all'altro argomento, certo, poi, ma se qualcuno pensa di rilanciare l'economia cittadina semplicemente chiudendo una via, tra l'altro principale, asfaltando 2 marciapiedi e magari dando un permesso per mettere 2 tavolini in più, non ha capito assolutamente nulla né della città né della situazione economica nella quale viviamo.
E veniamo alla tassa immondizia, dall'altra parte della domanda del nostro E quindi questo che per rilanciare la nostra economia serve solo un provvedimento, un drastico taglio delle tasse che negli ultimi 4 anni ha visto Trieste schizzare dai 93 milioni, ha visto le tasse locali a Trieste schizzare dai 93 milioni del 2011 ai 138 milioni del 2014. Quindi che ne dica Cosellini, a Trieste si pagano 45 milioni di euro di tasse in più, quasi il 50% in più rispetto a 4 anni fa. Così si capisce anche perché forse l'economia cittadina in una congiuntura difficile nazionale è anche asfissiata da queste tasse. Tassa rifiuti, beh, intanto cerchiamo di chiarire, insomma, perché forse si creano anche delle aspettative da parte dei cittadini, insomma, cioè se qualche famiglia godrà di qualche piccola riduzione, si tratta di riduzioni proprio da presa per i fondelli. Ne faccio solo un esempio, per esempio una persona sola, sia anziano o giovane, che vive in un appartamento di 50 metri quadrati, quindi certo, nemmeno in un 50 metri quadrati, certo, ecco, vedrà un risparmio, pagherà 80 centesimi di euro in meno di tassa rifiuti all'anno. Parliamo di 80 centesimi di euro in meno all'anno. Ecco, se non ho presa per i fondelli, questo ditemi voi cosa potrebbe essere. Laddove poi forse molte famiglie vedranno, qualcuno ne pagherà anche di più, chi non si è dotato della famosa compostiera, e torno anche sempre qui a dire, ditemi voi come fa una persona che vive in 60-70 metri quadrati, senza giardino e senza terrazzo, dotarsi di compostiera. Ecco, chi ha quella possibilità di dotarsi di compostiera, appunto, che ha una certa casa, avrà la possibilità di uno sconto sostanziale del 20%, che sarà pagato da tutti gli altri che non hanno nemmeno, pur volendo, non hanno la possibilità di comprarsi la compostiera. Quindi sulla tassa rifiuti ieri sera c'è stata l'ennesima presa per i fondelli da parte di questa amministrazione, che, ripeto, annuncia tagli delle tasse, ma poi in realtà le aumenta. Ai cittadini vedranno risparmi che vanno dagli 80 centesimi, una famiglia di 3 persone forse riuscirà a risparmiare 1,50 euro, 2 euro all'anno di tassa rifiuti. In compenso però è arrivata, dopo gli annunci di 2 mesi fa che per molte attività economiche, bar, ristoranti eccetera, dal 2016 ci sarebbe stato un calcolo differente dei metri quadrati, una riduzione delle tasse, ieri abbiamo scoperto in realtà che già dal 2015 parte un aumento notevole delle tasse. La giunta ha deciso di ritoccare le tariffe, giusto per spiegarci meglio, insomma, la tassa si paga sulla base dei metri quadrati e di una parte dei rifiuti variabili, la tassa fissa, quella sui metri quadrati, la giunta ha deciso di ritoccare le tariffe, e quindi, facendo per esempio l'esempio di una pescheria o di una fioreria o di una ortofrutteria, che sono le categorie più colpite e che già pagano migliaia di euro di tassa rifiuti, ecco, una pescheria per esempio di 100 metri quadrati, che è una cosa molto comune in città, rischia di pagare quest'anno 80 euro in più. Si diranno sicuramente, ma cosa vuoi che siano 80 euro di più per uno che ne paga già magari 1.500-2.000? Sono sempre 80 euro in più di una tassa che negli ultimi anni non ha fatto altro che aumentare, ma i servizi peggiorare. Come segnalava il nostro telespettatore, insomma, come lamentava. Abbiamo un'altra telefonata in linea. Pronto, buongiorno. Buongiorno Laura, buongiorno sua ospite. Buongiorno, buongiorno. Mi dico una roba. Allora, non so tutti questi argomenti che si parlano, però mi do un problema, perché non so a chi rivolgermi. Se dovrei darmi un consiglio, vi ringrazierò. Mi non dico nome di cosa che è, mi devo comprare una lavatrice nuova, non la funziona, che è appena 1 mese, e mi la vado adesso e me la portata via per vedere, però mi, se non funziona, a chi potessi rivolgere per farmela cambiare un'altra, perché mi senza lavatrice non posso stare. Vi ringrazio, una buonissima giornata oggi, speriamo che sia tutto il giorno. E tutti e due buona giornata. Grazie. Buongiorno, buongiorno. Anche a lei, signora, speriamo che risolva questo problema con la lavatrice, perché effettivamente stare senza lavatrice è abbastanza problematico, però spero che abbia fatto una garanzia, insomma. No, se la lavatrice è nuova, la garanzia domestico è obbligatoria per legge di 2 anni, quindi basta rivolgersi a chi l'ha venduta. Ed è obbligato per legge a provvedere alla riparazione o alla sostituzione. O se non funziona, a sostituirla, quindi appunto anche la riparazione che sta facendo adesso è comunque gratuita. Deve essere assolutamente gratuita, ma deve rivolgersi appunto al venditore. Benissimo, allora speriamo di aver aiutato la signora. Diamo subito spazio alla prossima telefonata. Pronto, buongiorno. Pronto, buongiorno. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Senta, signor Bartoli, voglio parlare con lei perché lei almeno ci ascolta. Torno sul problema via Mazzini. Via Mazzini. Però ci sono cose molto più importanti in questi momenti, però via Mazzini per noi cittadini è importante. Certo. Allora, hanno chiuso quella benedetta via, ma voglio sapere una cosa però. È
di donare o no? Perché? Questo ce lo stiamo chiedendo tutti. Poi intervengo dopo, signora. Allora, gli dico la mia, quello che mi è successo a me. Vengono a tutto a lei le biciclette che girano da via Briani e scendono giù per via Mazzini. Sabato pomeriggio, verso le 5:30-6, sono passata per via Mazzini e è venuta la bicicletta tanto che l'ho scansata. Perché veniva tutta la sera, passano in mezzo alle persone, allora è pedonale o no? È ma cosa hanno fatto poi da via Mazzini? Quei due bei vasi che ha fatto mettere, che se li porti in giardino la signora Saracchiani, per favore. E un altro, ieri non sono riuscita a prendere la linea, ma volevo dire al signor D'Apretto, che ha detto logicamente tutte le cose che si fanno per agevolare il traffico, i cambiamenti, è sempre difficoltoso, anche quando era la via San Nicolò, che quando l'hanno chiusa, che bellissima quella via San Nicolò pedonale, con i tavolini e tutto, ma ci sono tanti bar, lavorano. Ma quando mai è passato l'autobus per via San Nicolò? Chiaro, chiaro. Dai, dove vive il signor D'Apretto? No, si informi, perché io sono abbastanza adulta per ricordarmi la via D'Apretto che passavano le macchine, non gli autobus. La via Mazzini è scorrevole. Poi, invece di guardare tanto la via Mazzini, il centro, che vadano in periferia a vedere il traffico. Che pazzesco, io parlo per Servola, che abito a Servola, ma ci sono, poi c'è la via Soncini che si fa a metà, che va solo sulla, si gira dalla via Giornacchetti, si gira, si va giù per Seta di Servola. Quelli che tornano, che vanno a sinistra, dopo vanno sul ponte, è doppio senso, ci sono le macchine, vivono sugli autobus, è un casino. Un casino. E poi il signor comune che tanto parla di tasse, che la città è pulita, che non è vero niente, che viene a vedere la schifezza che c'è. Io non vedo mai uno che viene a spazzare le strade, nessuno. E poi i marciapiedi non ne parliamo, che io devo camminare in mezzo giù dal marciapiede perché non si può camminare sui marciapiedi, sono piccoli e sconnessi. Dai. Okay. Allora si interessi un po' di questo, poi la signora Bartoli faccia qualcosa lei, protestate perché non è possibile andare avanti così, certo. Va bene, la ringrazio grazie tantissimo. Signora, intanto auguri, buona giornata, allora è partita da via Mazzini per poi toccare vari argomenti, una protesta insomma abbastanza globale, inizialmente diceva appunto forse non è del tutto pedonale, è vero che possono andarci anche le bici, però non era tanto quello il problema quanto il fatto che ci andavano gli autobus, ripeto, questo è un altro problema che la gentile telespettatrice ha aperto, è un problema del quale non si sta parlando, un problema del quale si parla sottovoce in comune, soprattutto tra gli operatori della polizia municipale, perché questo a questo punto lo dobbiamo dire, i quali sperano, non vedo l'ora che questa sperimentazione finisca il prima possibile. Infatti in realtà in questo momento via Mazzini non si sa cos'è a termini di legge. Mi spiego molto meglio e qui sono pronto insomma a sfidare l'assessore Marchigiani su questo punto. Se un pedone dovesse essere investito in via Mazzini, perché possono passare le auto, è un problema. È un problema perché non è coperto, perché in questo momento via Mazzini non è né pedonale né aperta al traffico. È una via, una terra di mezzo, diciamo così, dove qualcuno ha pensato di pedonalizzare, ma viste le proteste, tra l'altro giustissime, dei tassisti di aprire, senza pensare però che dal punto di vista del codice della strada i pedoni non sono coperti. Chiaro. E questa è una problematica che tra l'altro abbiamo segnato con un'interrogazione, eccetera, attendiamo risposta dal capo della Polizia Municipale. Ripeto, è una problematica molto seria, ad oggi non è successo nulla, domenica 5 luglio è vicino, io mi auguro che non succeda assolutamente nulla, ma se dovesse malauguratamente verificarsi un incidente, questa è una questione molto molto seria della quale il Comune ha responsabilità gravissime perché ha creato le condizioni affinché si verificasse. Detto questo, signora, io rispondo anche soprattutto all'ultimo posto, faccia qualcosa. Beh, l'unica cosa che possiamo fare in questo momento, perché la signora ha segnalato elencato una serie di problematiche che non sono di oggi, non sono di ieri, ma soprattutto si stanno acuendo negli ultimi 4 anni, l'unica cosa che possiamo fare seriamente, qui va
va cambiato marcia e soprattutto va cambiato politica di amministrare, amministrativa di amministrare la città, quello che cerchiamo di fare è di ricostruire un centrodestra unito per dare un'altra amministrazione. Nel passato l'abbiamo amministrato molto bene questa città senza aumentare le tasse, che ne dica il signor Cosolini che governa questa città da 4 anni, e soprattutto offrendo dei servizi che tutta la cittadinanza se li ricorda e che sicuramente erano superiori ai servizi attuali. Ecco, poi magari se ci sarà tempo entreremo proprio nel dettaglio. Voi avete fatto anche una conferenza stampa per illustrare proprio la questione tasse, certo, aumenti, certo, riduzioni, eccetera. Certo. E intanto diamo subito spazio alla prossima telefonata, anche perché siamo addirittura verso la seconda mezz'ora della nostra trasmissione. Pronto, buongiorno. Buongiorno a voi, buongiorno Laura, buongiorno al vostro ospite. Buongiorno. Volevo fare tre punti sulla via Mazzini che sono molto importanti. Allora, queste persone anziane che si lamentano che non riescono a raggiungere certi punti, si potrebbe vedere di fare un servizio a zona tipo carrozzelle o accompagnatori. Mm-hmm. Questo è un punto, secondo me, visto che non possono camminare e si lamentano questi anziani. Dopo un'altra cosa sempre riguardante le via Mazzini, tipo i corrieri che devono portare dei pacchi nei negozi, mm-hmm, quindi hanno anche loro una difficoltà, certo, nonostante hanno difficoltà anche a trovare il posto per carico e scarico dove certe persone si mettono per andare a fare la spesa o fare del shopping, che è sbagliatissimo. Un'altra cosa molto importante, perché io faccio anche volontario con i Vigili del Fuoco, dobbiamo pensare che la via Mazzini è anche una zona dove che è importante che passano i mezzi di emergenza. Mm-hmm. Secondo me questo è anche importante, certo, la via Mazzini. Certo. Ho capito. Perché appunto è un'arteria dove che, certo, i primi soccorsi possono arrivare tempestivamente. Dobbiamo considerare anche questo. Assolutamente. E questa era una mia osservazione, non ho 3 punti che secondo me sono importanti. E tutto. Grazie. Qui. Grazie delle segnalazioni, sono 3 spunti sicuramente di riflessione. Grazie e buona giornata. No, soprattutto il terzo, uno spunto non solo di riflessione, ma mezzi d'emergenza. Ma no? Non solo è un punto di riflessione, ma è un punto vero che tra l'altro in Consiglio Comunale 2 anni fa lo avevamo affrontato, e uno dei motivi per cui ci ha spinto ad essere proprio contrari e dire all'assessore che stava sbagliando era questo: via Mazzini deve restare aperta per i mezzi di emergenza, ma anche per gli autobus stessi, perché nel momento in cui si verifica un incidente, un ingorgo, un qualsiasi problematica in corso Italia, non c'è, pedonalizzando via Mazzini, chiudendola e mettendola appunto chiudendola agli autobus, marciapiedi e tutto, non c'è una via di scorrimento per tutti i mezzi pubblici, privati e soprattutto per i mezzi di emergenza. Quindi è una follia, ripeto, è una follia quello che stanno facendo, uno sfizio ideologico e politico, insomma, che questo assessore si vuole togliere. Io mi auguro almeno che il sindaco abbia un momento di lucidità in questa sua fase molto difficile. Lo sappiamo e lo comprendiamo che ha delle problematiche ben più gravi, tra le quali la sua riconferma da parte del PD a candidato sindaco, perché lo sappiamo che non sarà così scontata, ecco, ma abbia un momento di lucidità in questo momento e si riappropri di alcune sue decisioni e decida di fare retromarcia su via Mazzini, perché è una cosa giusta per l'intera cittadinanza. Saremo a vedere che cosa succederà allora. E intanto ci dobbiamo interrompere per una brevissima pausa pubblicitaria, ma ci rivediamo subito dopo, so che ci sono già delle telefonate in attesa. Allora, fra poco. Bentornati in diretta, nuovamente buongiorno a tutti voi, siamo con Everest Bertoli che sta rispondendo alle vostre telefonate, alle vostre segnalazioni, alcune anche molto puntuali, certo, in particolare parlavamo appunto di via Mazzini. E parlavamo anche delle famose tasse, no? Perché abbiamo visto adesso in arrivo la Tari, ieri c'è stato l'approvazione insomma in Consiglio Comunale delle nuove tariffe, e voi avete fatto, voi come centrodestra, come opposizione del centrodestra, una conferenza stampa proprio sabato, se non mi sbaglio, sui dettagli proprio di questa questione tasse, dicendo un po' quella che è la vostra versione, no? Che cosa
cosa... Diciamo che non è che ci sono delle versioni, ci sono dei documenti ufficiali della ragioneria e del bilancio comunale, noi li abbiamo tirato fuori, quello che chiediamo al sindaco è che, di dire la verità alla cittadinanza. Io, la conferenza stampa poi ha preso spunto da un'altra conferenza stampa dove Cosolini ci ha deliziato con delineando questo taglio importante delle tasse, che ben vengano, ha annunciato 3.200.000 euro di tasse, poi sarebbe anche divertente se si vedono i provvedimenti e si prendono gli emendamenti fatti l'anno precedente, sono quelli identici, bocciati dalla maggioranza ma presentati da Forza Italia, ma non ha importanza, è importante che si riducano le tasse. Certo, ci ha deliziato di questo, addirittura ha avuto anche il coraggio e la forza di accusare la precedente amministrazione di essere con lei che ha alzato le tasse. Adesso il sindaco dimentica che appunto così dimentica che è sindaco da 4 anni e non da 4 mesi, quindi aveva 4 anni di tempo per, ha messo un concesso che la precedente amministrazione appunto avesse aumentato le tasse, aveva 4 anni di tempo per ridurre le tasse, non lo ha mai fatto, non lo ha mai fatto, tant'è vero che, ripeto, nel 2011 a Trieste i cittadini e imprese pagavano 93 milioni di euro di tasse locali, oggi 2014, non abbiamo ancora i dati di bilancio 2015, ne pagano 138 milioni di euro, quindi insomma i numeri sono del tutto chiari e la matematica non è un'opinione. Detto questo però li abbiamo diffusi, ma siamo anche andati a trovare i dati poi, visto che ha annunciato manovra sulla TASE e l'IMU, i dati sulla TASA sulla casa nel 2014 e abbiamo scoperto una cosa agghiacciante. Sappiamo che nel 2014 Comune aveva messo le aliquote al massimo su quasi tutte le fattispecie, in particolare sulla TASI l'aliquota era massima al 2,5 per tutti, addirittura con un aggravio di 0,8, quindi al 3,3 per mille, al massimo che la legge consentiva per praticamente il 90% della cittadinanza. Ebbene, abbiamo scoperto che, che il Comune addirittura è andato oltre le sue previsioni, non so se volontariamente o per calcoli sbagliati, eccetera, e nel 2014 tra TASI e IMU ha incassato quasi 4 milioni, per la precisione 3 milioni e 900 mila euro di tasse in più rispetto a quelle già altissime che aveva preventivato di incassare. Per la precisione 1 milione e 600 mila euro sulla TASI e 2 milioni sulle IMU e 2 milioni e 300 mila euro sulla TASI, 3 milioni e 900 mila euro in più. Cosolini promette per il 2015 3 milioni e 200 mila euro in meno. Allora la smetta di prendere in giro la cittadinanza, dica appunto che l'anno scorso, nel 2014, ha tolto ai cittadini 4 milioni di euro che potevano restare nelle tasche di imprese e famiglie e quindi alimentare l'economia locale invece che la spesa improduttiva del comune, e adesso vuole con una manovra restituire qualcosina, sempre tenendoci poi in tasca gli 800 mila euro, 800 tasca si fa per di modo di dire, insomma, ecco. Cercando di capirci, nelle casse comunali gli 800 mila euro. Allora, questo che noi abbiamo fatto questa conferenza stampa per svelare questo bluff e soprattutto per mandare un messaggio molto chiaro: vengano restituiti ai cittadini bene la riduzione per il 2015, ma vengano restituiti ai triestini anche i 3 milioni e 900 mila euro in più incassati dal comune di Trieste nell'arco del 2014. Si scelga lui la forma in cui li vuole restituire. Noi per esempio gli facciamo una proposta: portare da subito le detrazioni per i figli a carico da 25 euro attuali previste come Trieste a 100 euro, ci sarebbe la totale copertura e questo sì che sarebbe un grande aiuto per le famiglie, però scelga lui se ha un'idea migliore, ma restituisca fino all'ultimo centesimo senza fare grandi promesse e senza mettere in mezzo anche i sindacati, poi che si sono prestati, soprattutto in particolar modo un sindacato, ad un gioco veramente poco credibile. Allora, abbiamo un'altra telefonata in attesa. Pronto, buongiorno. Pronto? Pronto? Sì, buongiorno. Sì, buongiorno. Senta, io ho telefonato un paio di giorni fa. Sì? Forse sono stata la causa della reazione del signor Markesic. Sì? Per quanto riguarda i vigili urbani. Mm-hmm. Quella pirotecnica, diciamo, reazione di cui in quanto le avevo chiesto, l'avevo detto. Sì. Mi riferivo all'incidente di Cina Mortale dell'altra settimana. Mm-hmm. Bene, quella zona, io avevo detto prima sulla mia battuta che vedere un vigile urbano vicino era come vedere un carabiniere a Scampia, gli l'ha presa un po' a modo suo e si è scatenato contro i vigili, cosa che non mi riguarda. Okay. Però effettivamente a Opicina non ci sono vigili urbani. Mm-hmm. Quando si vedono qualche coppia sembrano veramente due turisti, però io non mi riferisco a questo, ma al traffico che ho vicino. E sull'incidente devo dire solo una cosa:
si continua a mettere le automobili sul marciapiede di fronte al cancello del ristorante Diana dove è successo l'incidente mortale, che nascondono completamente la visuale di chi arriva al semaforo. Quella manovra che ha fatto, non entro in merito alla dinamica dell'incidente perché non mi riguarda, però io ho osservato molte volte all'uscita dal cancello del Diana, del ristorante, e non si vede chi arriva perché ci sono pochi metri. Chiaro. Continuano a mettere le macchine, quel giorno c'erano macchine, io non ho visto una multa sul vetro delle macchine che erano in sosta davanti al marciapiede. Che è una sosta, questo è quanto volevo assolutamente dire. Irregolare. Ieri gli autobus a Officina si fermavano in mezzo alla via, in quanto tutte le macchine erano in seconda e in terza fila. Ecco, solo questo, poi su quello che ha detto Marchesi ci si avanza. Ho capito. Comunque grazie anche per la precisazione, insomma, perché non capivamo da cosa fosse scaturito questo intervento. È una notizia sicuramente molto tragica, un giovanissimo che ha perso la vita in questo incidente drammatico a Piccina, e il signore segnalava scarsa presenza dei vigili urbani, insomma della polizia locale a Piccina, e tanto traffico, invece tante auto in sosta vietata, allora, in zone problematiche. Bisogna anche qui essere molto chiari, i vigili urbani, gli operatori della polizia municipale svolgono un'opera molto importante, al meglio delle loro possibilità e al meglio delle risorse che gli vengono assegnate. Detto questo, poi diventa un problema di responsabilità, di dove io alloco queste, io amministrazione comunale, quindi assessori e dirigenti, allochiamo queste risorse e queste risorse umane e i mezzi. Continuo a dire, in sostanza, fin quando si continuerà a giocare a battaglia navale attorno a via Mazzini, le pattuglie di polizia municipale sono 45 a Trieste, non ce ne sono di più, quindi 45 su due turni, tra mattina e pomeriggio. Ecco, fino a quando di queste 45 pattuglie di polizia 8 vengono impiegate a giocare, perdonatemi il termine, ma questo non è nei confronti dell'operatore polizia municipale, ma proprio dell'amministrazione comunale, a giocare a battaglia navale attorno a via Mazzini e i dintorni, 8 pattuglie della polizia municipale si trovano, questi sono i dati che ci hanno fornito, tra via Mazzini e nei dintorni per la sperimentazione dei marchigiani, è chiaro che non ci possiamo poi lamentare che non troviamo le pattuglie della polizia municipale a Opicina, piuttosto che a Valmaura, piuttosto che da altre parti. Cioè, quelle sono, o si decide di impiegarle in questo modo, con la sperimentazione dei marchigiani, oppure si aumenta e si manda sul territorio distribuendole meglio. Quindi non è assolutamente una responsabilità dell'operatore della polizia municipale, ma di chi li sta impiegando in modo sbagliato per, ripeto, per un'esploitazione totalmente inutile. A questo aggiungiamo che forse è il caso di fare un ragionamento anche molto più serio e profondo, l'avevamo già proposto a settembre del 2014, quella dell'istituzione della figura del vigile di quartiere, che è una figura molto importante e che darebbe molta tranquillità e serenità, e io sono convinto, è chiaro che faccio parlare con il segno del poi, ma certi fatti a Trieste si potevano evitare, soprattutto gli ultimi episodi, semplicemente con una maggiore presenza degli operatori della polizia municipale istituendo questa figura. Abbiamo visto che a Barcola è stato più che sufficiente che ritornassero gli operatori per restituire un po' di serenità e tranquillità ai nostri cittadini, ai residenti. Ecco, quindi credo che una riorganizzazione migliore potrebbe essere opportuno fatto dall'amministrazione. Quello che invece, e mi dispiace, ma qui do un'anteprima, lo stavamo per dire nei prossimi giorni, ma lo diciamo già da oggi, invece questa amministrazione si ostina a creare, appunto, oltre alle 8 pattuglie di polizia, a fare dei corsi, invece, questa non è una barzelletta, ahimè, purtroppo è vero, a fare per esempio dei corsi, un corso molto particolare tenuto poche settimane fa all'Università di Trieste per i dipendenti comunali, dove tra le altre, sempre i famosi corsi gender e tutto, dove tra le altre si è spiegato in modo molto approfondito e ragionato che gli operatori femminili della polizia municipale non si devono chiamare vigilessa, ma la vigila, perché vigilessa richiama in mente una nota attrice, Edwige Fenech. Ecco, questa è l'amministrazione comunale di Trieste, sembra una barzelletta, ma è una, ahimè, è tragica, è vero, sono i corsi di formazione che il comune di Trieste tiene ai suoi dipendenti, ha perso completamente il lume della ragione, ripeto, questa amministrazione credo che abbia perso completamente il contatto con la cittadinanza, si ostina a questo, invece di focalizzarci sulle vere problematiche, come ci ha segnalato anche il telespettatore prima, per esempio quella di Opicina. La vigila, fra l'altro, non credo sia neanche italiana.
italiano. Non so cosa dirle, ma purtroppo questo è un corso che in modo quasi obbligatorio i dipendenti comunali hanno dovuto frequentare con anche noti esperti, dei quali nei prossimi giorni faremo anche i nomi. Allora, abbiamo un'altra telefonata in diretta. Pronto, buongiorno. Pronto, buongiorno. Io sono Franco. Buongiorno a lei, che è una conduttrice molto gentile. Buongiorno. E il signor Bertoli. Buongiorno. Allora, io volevo chiedere un paio di domande. Che differenza passa tra il reddito di cittadinanza e l'assegno di povertà? E un'altra cosa. Mm-hmm. Pronto? Sì, sì, la sentiamo, sì. Pronto, signor? Ah, è caduta la linea, aiuto. Se riusciamo a recuperarla, intanto magari cerchiamo di rispondere a questa prima parte della domanda. Chiedeva se c'è una differenza tra reddito di cittadinanza e assegno antipovertà. In realtà sì, ci sono delle differenze, questo non so esattamente come viene chiamato dalla regione, ecco, assegno antipovertà in realtà che è qualcosa di leggermente diverso. No? Ma vediamo adesso come è stato strutturato il provvedimento in regione, perché ne hanno parlato appena ieri sera i consiglieri regionali, io non sono in regione, quindi mi spiace, chiaro. Vediamo come è stato strutturato. Ripeto, noi avevamo già uno strumento che è appunto l'assegno antipovertà, piuttosto di mettere in campo uno strumento nuovo che può creare e generare, ammesso e non concesso che sia uno strumento nuovo, che può creare e generare della confusione, forse era opportuno prima di tutto dotare i comuni di risorse sufficienti per dare l'assegno antipovertà al massimo che le prevede la legge, ovvero i 480 euro a tutta la cittadinanza, ovvero a tutte le persone che sono in difficoltà, prima ancora di introdurre uno strumento nuovo che, se è quello che hanno annunciato sui giornali, ripeto, annunciato sui giornali, il famoso reddito di cittadinanza, deve essere un altro strumento, ovvero che dà diritto ad ogni cittadino, a prescindere dal fatto se e dove è nato, quando è nato, quanto ha contribuito alle risorse della comunità, di avere un reddito per un determinato periodo di tempo, a prescindere anche dalla condizione economica finanziaria. Quindi vediamo un attimo, però questa è una questione, cioè questo, così l'hanno spacciato ai giornali, poi vediamo il vero provvedimento. Io continuo a dire, era meglio destinare quelle risorse sempre più limitate che abbiamo verso gli assegni di antipovertà per portarli al massimo di quello che prevede la legge, 480 euro. Certo, e per le persone che ne hanno bisogno già ora. Per le persone che hanno bisogno e che ne hanno diritto e che ne conosciamo già, che si rivolgono già ai servizi sociali del comune con delle situazioni tragiche e che spesso e volentieri lo tolgo perché non è un piacere assolutamente, vivono con assegni di 100, 200, 300 euro al mese. Allora, un'altra telefonata, vediamo se siamo riusciti a recuperare quella precedente. Buongiorno. Pronto, buongiorno, non sono da precedente. Pronto? Pronto, buongiorno. Sì, buongiorno. Ah, buongiorno, dottoressa Laura del consigliere Bertoli, sono Claudio. Buongiorno Claudio. Buongiorno a voi. Fermo restando l'ottimo successo, direi, della vostra benemerita trasmissione Sveglia Trieste, inviterei, se possibile, Telequattro per ripristinare una precedente trasmissione. Il sindaco risponde rigorosamente in diretta con le telefonate dei cittadini. Si può fare? È vero. E chiedo se il consigliere Bertoli mi sa dire qualcosa della campagna sociale Non bere se devi guidare, quando verrà attuata su Mass Media. Grazie e buon lavoro. Grazie Claudio, è vero, era una trasmissione di grande successo, ricordiamo tutti, soprattutto all'epoca appunto di Piazza, Un sindaco fuori dal comune si chiamava la trasmissione in un certo periodo, la conduceva la nostra Elisa Miazzini, ricordo, e poi insomma è andata avanti, l'ha fatto anche il sindaco Cosolini. Vediamo se sarà possibile ripristinare questa trasmissione, perché effettivamente era molto seguita. Insomma. Sicuramente era molto seguita, sicuramente dava delle risposte in diretta ai cittadini. Immagino che per fare una trasmissione del genere bisogna essere in due, in sostanza, non solo Telequattro, ma anche il sindaco stesso la debba volere. Io mi auguro, insomma, che sicuramente avrà qualcosa da dire ai cittadini. E quindi, ripeto, quando si tratta di confrontarsi con la cittadinanza è sempre bene farlo. La TV ha questo vantaggio di poterlo fare in modo continuativo e soprattutto rivolgendosi a un pubblico molto molto vasto, e soprattutto anche il grande pregio di un confronto in diretta.
diretta. Certo. E quindi io, a me piace, spero e mi auguro che anche Cosolini raccolga questa Speriamo, idea. Dai, per il secondo punto invece di, esatto, che chiedo a Claudio, la campagna, esatto, guidare. Tra l'altro noi avevamo presentato una mozione circa un mese e mezzo fa in Consiglio Comunale, approvato dal Consiglio Comunale, quindi di fatto adesso la Giunta è vincolata a realizzarlo. Noi entro fine luglio dovremo approvare il bilancio del Consiglio Comunale, quindi vedere se per l'applicazione di tale mozione è necessario qualche piccolissimo contributo e fondo da parte del Comune, magari per esempio per realizzare dei spot televisivi, ma stiamo parlando veramente di cifre assolutamente minime, ma che possono dare dei risultati molto importanti. Quindi una volta che sarà approvato il bilancio, ci saranno i stanziamenti in fondo, penso che, non dico il mese di agosto, ma già per i mesi di settembre, ottobre, la campagna deve partire. Noi staremo alle calcagne, all'amministrazione comunale, prima con gli emendamenti opportuni in fase di bilancio per appunto inserire il finanziamento e dopo per la realizzazione della campagna. Benissimo, allora abbiamo risposto anche al signor Claudio che ci segue sempre con affetto. Allora vediamo e sentiamo un'altra telefonata. Pronto, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno a lei. Io volevo fare una segnalazione. Prego. Allora, in via Forti, numero 66. Via? Via Forti. Ah, Via Forti. Numero 66. Sì. A Borgo San Sergio. Mm-hmm. Porta 8. È stato occupato un quartiere. Mi scusi, abbiamo capito male perché la sentiamo molto piano. Che cosa è successo in Via Forti? È successo che in Via Forti, sì, 66, porta 6, è stato occupato un appartamento. Ah, è stato occupato un appartamento? Ah, e da chi? Ecco, è stato denunciato, è stato segnalato, uh-huh, e qui non si muore nessuno. Quanto tempo fa, signora? Circa un mese. Un mese? Si sa da chi? No. No. Sono appartamenti, sono appartamenti dell'Ater, giusto? Sì. Dell'Ater. Okay. Però siccome abbiamo visto che tutta l'Italia è diventata un fascio, no? Uh-huh. Allora, e se nessuno denuncia, nessuno dice niente, certo, qua ci passano tutti sopra. Perfetto. Capito. Ecco, vi prego, se si può fare qualcosa. Io perché qui no, abbiamo anche paura. Grazie signora, grazie, buongiorno. Questa segnalazione insomma andremo a controllare. Sì, assolutamente, io la ringrazio per la segnalazione. Già oggi insomma chiederemo all'assessore, soprattutto all'Ater, di darci spiegazioni se risulta questa situazione e in caso appunto, anzi non ho dubbi, insomma c'è la signora segnala, certo, quali sono i provvedimenti che sono stati intrapresi o intendono essere presi per ripristinare lo stato di legalità. Benissimo, perché appunto non prenda piede questo... No, ma è un fenomeno che non deve assolutamente prendere piede, perché noi siamo una città, Trieste, dove abbiamo circa 4.000 persone, forse qualcuno in più, in lista d'attesa per un appartamento. Quindi già il fatto che magari un appartamento venga occupato significa innanzitutto che era vuoto, speriamo almeno che era vuoto, certo, che fosse vuoto e che quindi doveva essere assegnato invece di tenerlo vuoto. E in secondo luogo che toglie l'opportunità a qualcuno che magari da mesi, da anni, in modo civile e legale, aspetta in lista pazientemente e gli toglie un'opportunità di poter magari avere un appartamento e cominciare a costruire una vita e una famiglia. Quindi è assolutamente intollerabile una situazione del genere. Capito, allora andremo a verificare, adesso abbiamo credo un'altra telefonata in attesa, in realtà non vedo più la grafica, vediamo se c'è la telefonata, pronto? No, non sento nulla, probabilmente è caduta la linea, poi non so se siamo riusciti anche a recuperare la telefonata precedente del signor Franco che aveva fatto una prima parte di una domanda, poi... Alla quale abbiamo risposto però. Esatto, è vero, non è riuscito a completarla. Ah, ecco, vedo che invece c'è pronto nel monitor il collegamento con la sala operativa della Polizia Locale. Allora credo ci sia nuovamente il Tenente Fulvio De Grassi con noi. Ancora buongiorno. Sì, buongiorno di nuovo a lei, ai telespettatori e anche agli ospiti in studio. Buongiorno, buongiorno Tenente.
Diciamo una situazione pressoché mutata rispetto alla comunicazione precedente, il traffico si sta intensificando, rimane nella media stagionale, niente di preoccupante, non abbiamo interventi di una certa gravità o particolarità in atto. Ricordo presidio sindacale in via Pascoli delle 8.30 alle 11, non dovrebbe essere grandi cose, però non si esclude. Dalle 10 alle 16 è pari a Trieste il concorso con molti candidati, potrebbero esserci degli incrementi di traffico nella zona di via Flavia. Ancora ricordo, dalle 9 per circa 2 ore dovrebbero spegnere i semafori di piazza Garibaldi con il nostro personale sul posto per viabilità, potrebbero esserci anche là dei rallentamenti. Per il resto al momento non ho altre notizie da darvi. Benissimo, allora ci risentiremo, non so se con lei o con un suo collega, nel TG dell'ora di pranzo alle 1.20. Sì, vediamo. Va bene, ci sentiremo allora più tardi nel corso della mattinata, intanto grazie e buona giornata. Grazie al Tenente De Grassi, e noi completiamo questa pagina con le previsioni del tempo tratte dall'OSMER, dal sito dell'OSMER ARPA per oggi e domani. Allora oggi, come ci diceva prima la nostra Annalisa Plett, ci sarà prevalenza di bel tempo con cielo in genere poco nuvoloso e venti di brezza sui monti. Nel pomeriggio il cielo potrà essere localmente variabile e non è esclusa qualche breve pioggia isolata, mentre domani avremo cielo sereno su pianura e costa, poco nuvoloso sui monti. Nel pomeriggio farà caldo in pianura, mentre sulla costa la brezza limiterà la salita della temperatura. Queste le previsioni che ci vengono fornite appunto dall'OSMER ARPA regionale. Abbiamo una telefonata in attesa. Pronto, buongiorno. Sì, buongiorno. Senta, io vorrei un'informazione così dal... Come mai l'ATA ha tanti appartamenti e non danno i cambi, non danno questi appartamenti liberi a persone che vogliono appartamenti piccoli? Io sono sola con mio marito, ho un appartamento enorme. Mm-hmm, ho chiesto di poter cambiare, avere un appartamento piccolo e non te lo danno. E ci sono magari anche famiglie che hanno bisogno di avere più spazio. Ci sono molte famiglie appunto che hanno bisogno di avere spazi anche più grandi. Diverse persone, insomma, cioè, abbiamo segnalato. Questo dico io. Hanno appartamenti vuoti. Chiaro. Questa è una bella domanda, cercheremo di girarla ai vertici dell'ATER per capire insomma quali sono le difficoltà negli spostamenti e nei cambi di appartamento, che è un problema che va ci viene segnalato spesso. Grazie intanto signora. Grazie a voi. Molta buona giornata. Sì, sono sempre molte le segnalazioni su questo argomento, le case ATER e le difficoltà anche. Ricordo per esempio una persona disabile che aveva bisogno, certo, di un cambio appartamento. Insomma, ci sono evidentemente degli ostacoli. Vediamo un'altra telefonata, ascoltiamo un'altra telefonata. Pronto, buongiorno. Pronto? No, non c'è nessuno, vediamo se riusciamo a recuperarla. Sono sempre molte, perché noi qua sentiamo suonare, no, il telefono nell'altra stanza e evidentemente insomma le linee cadono e c'è anche qualche tempo d'attesa per il quale noi sempre ci scusiamo. Insomma, siamo quasi in chiusura della nostra trasmissione e concludiamo. Insomma, mi sembra che queste ultime segnalazioni che riguardano l'ATER, in particolare quella dell'occupazione dell'appartamento a Borgo San Sergio, sia senz'altro da tenere in considerazione e da verificare, no? Ecco, vedo che forse abbiamo recuperato la telefonata di prima. Pronto, buongiorno. Pronto? Sì, buongiorno. Buongiorno. Ci dica. Buongiorno. Buongiorno, volevo domandare una cosa. Prego. Mi abito nell'appartamento di 80 anni. Sì. E sono sola, de grande. Adesso mi devo pagare le scommesse per gli altri, perché mi sono sola con un appartamento grande in casa vecchia, sono aiutata del comune per mangiare pulizia, perciò pago il comune e dopo pago le scommesse che non ho capito, perché vivo 80 metri quadrati e pago per quei che sta in 10 in una casa, sono invalida al 100%. Perché devo pagare tanti soldi se non ho neanche le scommesse per mettere in finestra?
Capito. Ecco, la mi rispondi. Dopo un'altra cosa. Sì. Quando che voi di qua parlate per televisione, se tutti gentili, se invece avevo al comune, no, voi non rispondesse, sempre in riunione. Mi lo so se va via anche in riunione o lo so che c'è. Grazie per la benia sulla risposta. La guardia numero del telefono, se la piazzella mi telefoni, sono sempre presente. Arrivederci e grazie. Grazie signora. La signora è giustamente arrabbiata perché vive la situazione paradossale di avere un appartamento grande, però essere sola, e quindi certo. Viene a pagare tante tari, mi pare di capire, no? Ma sicuramente, anzi, con è sola, con gli 80 metri quadrati, eccetera, di fatto probabilmente non solo non pagherà neanche i 10 centesimi in meno rispetto all'anno scorso, forse qualcosina in più se non ha fatto la compostiera. Quindi sono quelle situazioni, ma al di là del fatto che è sola, noi, e quindi sicuramente è una situazione da prendere in considerazione, noi proprio per questo motivo in fase di approvazione del regolamento 2 mesi fa avevamo proposto fatto una proposta che la tassa rifiuti per le persone che hanno che vivono da soli e che presentano, hanno un ISEE bassissimo e una situazione di handicap personale, certo, di avere una riduzione dal 50 all'esenzione totale. Una proposta che appunto avrebbe aiutato sicuramente molte famiglie a Trieste, sicuramente era finanziata con i 3 milioni e 900 mila euro di incassi in più che il Comune ha realizzato, senza contare quelli gli utili maggiori che stanno arrivando da Trieste Trasporti, che il sindaco ancora non ha dichiarato, li tiene come sorpresa, ma li roviniamo anche questa sorpresa, glielo diamo noi da subito, perché sappiamo che ci sono anche queste entrate maggiori. Del brolet parlate? O del... ci sono tutta una serie di entrate, di dividendi maggiori che il sindaco ha chiesto a Trieste Trasporti, che Trieste Trasporti metterà a disposizione, così il sindaco potrà concludere un bilancio elettorale, che è il suo ultimo bilancio elettorale, e distribuire qualche mancetta in giro, stile Renzi, i famosi 80 euro, per far dimenticare i triestini e i suoi 4 anni di gestione di amministrazione di Trieste. Quello che diceva appunto, avevamo proposto una serie di riduzioni che andavano dal 50% di all'esenzione totale proprio per queste categorie, e in quel momento in quel momento quando si doveva votare quel provvedimento, perché non si può più votare fino al prossimo anno, la maggioranza e il sindaco hanno votato contro, quindi di nuovo cadiamo in quella contraddizione che li contraddistingue. Sui giornali fanno grandi annunci di riduzioni, ma quando arriva il momento di votare i provvedimenti veri, efficaci, quelli che hanno efficacia, che quelli che portano effettivamente alle riduzioni, poi votano sempre contro. Allora, con questa segnalazione della signora concludiamo questa puntata di Sveglia Trieste. Io ringrazio molto Everest Bertoli per essere stato con noi e per aver risposto ai nostri telespettatori. Grazie a voi e grazie a tutti i telespettatori. Grazie a tutti voi che ci avete seguito. Noi ci rivediamo alle 13:20 per il telegiornale. Buona mattinata a tutti.